Lo stress da Covid non risparmia nessuno, tantomeno i giovani. Separati dai compagni e senza la scuola in presenza, secondo infatti il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, la loro salute mentale è sempre più a rischio, esplodendo, nei casi più estremi, in episodi di autolesionismo. Ne abbiamo parlato con una psicologa e psicoterapeuta. Dottoressa, quali sono gli effetti più drammatici che si possono riscontrare? La pandemia ha rivoluzionato le nostre vite. In pochissimo tempo ragazzi e ragazze si sono dovuti adattare alla riduzione del loro spazio fisico, relazionale e mentale. La libertà per gli adolescenti è un bisogno prioritario importante, aiuta a dare consistenza al processo di individuazione e concretizzazione dell'identità, fiducia nelle loro capacità. L'adolescenza è un periodo di transizione tra la pubertà e l'età adulta, durante il quale si verificano molti cambiamenti, sia fisici che psicologici. Per questo è un'età complicata, turbolenta e con molte sfide da affrontare. Con la pandemia tali difficoltà si sono fortemente accentuate. Evidenze scientifiche nazionali e internazionali dimostrano che sono sempre più gli adolescenti che stanno affrontando delle difficoltà emotive, sociali e psicologiche. Frequenti sono i disturbi d'ansia, del sonno, stanchezza, instabilità emotiva espressa da irritabilità e cambiamenti del tono dell'umore. Come capire i primi segnali? La mancanza di relazioni sociali, la diminuzione del contatto tra pari, la complessità della DAD stanno generando un profondo disagio. Non poter avere dei contatti fisici con i propri coetanei aumenta dei fenomeni di esclusione sociale, un senso di solitudine. La limitazione di quelli che sono i tradizionali momenti di socializzazione ha portato ad una diminuzione degli stimoli che aiutano i ragazzi a mantenere attivi i processi psichici e a superare la noia. Assistiamo quindi a fenomeni come l'utilizzo illimitato dei social media e questi da un lato hanno permesso di colmare momenti di noia, hanno creato dei momenti di aggregazione sociale, essendo l'unico mezzo di comunicazione con il mondo esterno. Tuttavia, se sono utilizzati in modo non consapevole, possono portare ansia, depressione, senso di inadeguatezza e un carico di stress difficile da gestire, soprattutto in adolescenza, dove si è più vulnerabili. Sono tanti anche gli atti di autolesionismo emersi a causa di questa solitudine. Un genitore preoccupato, a chi deve rivolgersi? Gli adolescenti potrebbero assumere comportamenti a rischio come conseguenze delle loro paure e delle loro emozioni. Recentemente alcuni ospedali italiani, tra cui il Bambin Gesù di Roma, hanno visto un aumento di ricoveri per tentativi di suicidio e autolesionismo. Capire le cause di questo disagio, che spesso ha delle radici profonde, non è per niente facile. Questa pandemia ha in molti casi determinato rassegnazione, mancanza di uno scopo e insoddisfazione nei confronti della propria vita. I giovani sono stati privati della socialità, che è fondamentale per il loro equilibrio mentale, ma sono stati privati anche di figure di riferimento alternative ai genitori, come ad esempio gli insegnanti. Come può aiutare la scuola? Cosa possono fare i docenti? È utile un supporto da parte di esperti esterni? Sicuramente saranno necessari degli interventi volti a sostenere il loro benessere. Sarà importante accogliere il loro senso di inquietudine, aiutarli ad elaborare i loro pensieri contrastanti, sostenerli nella loro elaborazione degli eventi, rassicurare sul fatto che sia naturale essere spaventati in queste situazioni. È importante far capire agli adolescenti che in questo momento c'è bisogno che si comportino al meglio e essere chiari sulle regole e sul loro rispetto. È importante da parte dell'adulto mostrare apertura al dialogo. I ragazzi devono sapere che si possono fidare dell'adulto, che in qualsiasi momento è pronto ad ascoltarli, quindi affidare loro i loro timori e le loro preoccupazioni, confrontarsi anche sui loro vissuti. Questo sarà importante sia a casa con i genitori e anche a scuola. Essere genitori ai tempi del Covid è una sfida, richiede energia fisica e mentale. Richiede equilibrio, comprensione e tempo. Sarà importante accogliere, legittimare e dare conforto. Chiedere aiuto senza vergogna ad esperti qualora si presentassero delle situazioni difficili da gestire.